Pronto? Antonio? Pronto? Sì. Eccomi. Allora, benvenuto Antonio Napolitano in diretta al Salotto del Bubone. Ciao, buongiorno, buongiorno. Antonio, allora, tra l'altro è una puntata strana, perché parleremo nella seconda parte dello sport pratese, di sport pratese, e mi hanno ricordato i miei ospiti, che sono Renzo Bellanti, Matteo Grazzini, Enrico Quaranta e Matteo Giovanelli, che tu sei stato anche assessore allo sport, ma, no, ma non parleremo di questo. Parleremo salutami. Di... Ti salutami. Sei... Salutami. Ciao Antonio. Salutami. Ciao. Allora, ciao. Allora, la polemica caldissima di questi giorni parte da un tuo post su Facebook e succede il finimondo. Vorrei sapere dalle tue parole, dato che nessuno ti ha dato modo di spiegare com'è andato o di dire il tuo punto di vista, vorrei sapere se hai da rispondere alle critiche e soprattutto come ti pone rispetto a una parte del PD che chiede le tue dimissioni. Ma guarda, io non lo so, io... La cosa che più mi ha lasciato perplesso su questa storia è l'aggressione, la violenza, la cattiveria che in un paio di giorni è stata rovesciata sulla mia persona per un post che secondo me è un post innocuo, un post dove ho semplicemente espresso la mia... La mia opinione mista ad una battuta, chiamiamola così, ma non. Però guarda, credo che veramente la sproporzione della reazione rispetto a questa offesa, se offesa c'è stata, è stata veramente tale che mi ha lasciato allibito. Devo anche dire che qui si tratta di 7-8 individui che, ora io non so se per l'altro si può dire, a me mi hanno apostrofato di stronzo, cioè si tratta di 6-7 stronzi, e credo che la mattina, non sapendo che cosa fare, si mettono ad attaccare le persone. Taluni di loro sono anche padri di figli, no, perché io non mi permetterai un'aggressione per giorni nei confronti di una persona. Dico no, c'è uno, è anche una famiglia, può anche dire ma che ti succede, cioè è una cosa, ecco, veramente a Prato non pensavo che potesse succedere una questione come questa per una semplice battuta fatta su Facebook. Senti, chi chiede le tue dimissioni cosa rispondi? La potrei anche raccontare come nasce questa battuta, perché giungi da me, dall'essere omofobo, chi mi conosce sa bene che persona sono io, per cui, ma anche alcuni di questi 6-7 tipi mi conoscono, cioè non riesco veramente a capire. Molto probabilmente siamo in un momento di tensione, visto che c'era un post anche del Bubone dove si dice che ne risente di questa storia, ma probabilmente anche l'attuale situazione politica, la segregazione di una parte estrema della sinistra rispetto al PD, non so cosa devo dire, non so cosa pensare, ne sono rimasto allibito. E a chi ti chiede le dimissioni, Antonio, cosa rispondi? Ma le dimissioni io sono a disposizione, cioè se il partito mi chiama, non credo, siamo di fronte a persone serie, non credo il mio segretario si abbassi non lo so, mi sembrano talmente cose fuori luogo, non c'ho né una testa né una coda per cominciare un ragionamento, come si fa? Io sono andato a rivedermi perché me l'ero dimenticato, non li conoscevo, i fatti della Marini, mi hanno accostato ai fatti della Marini, ora io premesso che non lo so, cioè ne prendo atto da quello che si dice, è stata espulsa, che non avrei espulso nemmeno la Marini per quei fatti, ma paragonare comunque quei fatti al mio posto mi pare veramente paradossale, cioè siamo fuori dal mondo, io non lo so. Poi l'altra cosa mi sconcerta è qui che si parla, cioè avrei offeso una persona umana, ero uno dei primi posti del Monzani, che io mi sveglio la mattina alle 7 e mi trovo un napoletano stronzo, vado a cercare di capire, era Monzani, era un napoletano stronzo, lì capisco cosa era successo, e di lì poi parte tutta questa sequela. Ma ecco, mi verrebbe da chiedere se, siccome io nel mio posto parlo
dell'incontro felice di due zozzoni, perché Berlusconi sarebbe stato lo zozzone, mentre la lussuria non si può dire zozzone alla lussuria, cioè, ma ripeto, anche se era Ivan Zanicchi che aveva anche, che si era vista un Berlusconi, l'avrei detto qua, cioè, il fatto che lussuria abbia dichiarato a più riprese che si è prostituita, non so se qualcuno di voi, io ci sono anche andato nel suo locale romano, non credo che dipenda in tasso le suore, che lei sia una vergine, no? Quindi certo, apostrofarla in termine zozzona. Poi mi si è addebitato anche il fatto che giustamente, ma è vero, che io ho modificato il post, ma lì, vedi, lì sta, penso, la mia buona fede, nel senso, avevo scritto inizialmente erano due pervertiti, in effetti questo termine mi sembrava un pochino eccessivo e dopo l'ho cambiato in zozzone, che in termine lo usiamo spesso, non è caprato anche Antonio, per scherzare, no? Cioè, Antonio, quindi la mia, guarda, è stata una battuta. Antonio, poi senti di dover chiedere scusa alla comunità gay, alla collettività gay che si è offesa? Ma scusa di cosa? Io vorrei volentieri chiedere scusa, ma non ho da chiedere scusa di nulla, non ho nulla di cui vergognarmi. Cioè, non so di che cosa che cosa devo chiedere scusa. Siccome ma assolutamente, cioè, poi mi stanno anche sulle scatole, le persone scrivono e poi dicono scusate, ho sbagliato. Io non ho sbagliato e non devo chiedere scusa a nessuno, ma di cosa stiamo parlando? Ma di nulla, d'aria fritta, cioè, ripeto, qui perché ho visto anche sempre dal posto di Dubbo ci sono 30 persone, ma se adesso sono 6 o 7, no? Cioè, sì, che hanno fatto questa aggressione organizzata su Facebook. Io molto ho risposto ad un post non offensivo, l'unico post a cui ho risposto non offensivo, dove mi sono addossato, magari mi voglio prendere qualche responsabilità, nel senso, forse un consigliere comunale giustamente deve guardarsi le due volte la battuta, lo scherzo, ma siamo a questi livelli, ma di chiedere scusa mi pare veramente eccessivo, cioè, ma scusa di che cosa? Cioè, ma io ho vissuto una vita io nel rispetto di persone, fa parte del mio DNA, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, questo, guarda, Antonio, non ho da chiedere scusa. Antonio, sei stato chiarissimo. Io ti ringrazio per la tua disponibilità. Io non sono assolutamente contro le gogne mediatiche, quindi mi sembrava giusto dare la parola anche a te. So che in tante ci stanno ascoltando, so che in tanti stanno commentando. Chi mi ascolta sa anche di quanto io sia al fianco delle collettività GLBT per le battaglie. Credo che i problemi siano altrove, siano molto più seri da combattere. Ci sono altre battaglie molto più importanti che scagliarsi contro un consigliere comunale solamente per un post su Facebook, altrimenti si perde un po' il senso della realtà. Questa è la mia opinione, so che in molti non sono d'accordo, ma io me ne sbatto. Antonio, grazie mille, buon lavoro, ci vediamo presto. Grazie a voi, ciao, grazie. Buona giornata. Ciao.